Per il secondo anno consecutivo chiude positivamente il progetto Etnicarte promosso dal Liceo Artistico Carlo Levi di Matera e finanziato dalla Regione, che ha lo scopo di promuovere la formazione professionale permanente attraverso l'integrazione dei cittadini stranieri. E soddisfatta dei risultati ottenuti, l'assessore regionale alla formazione Rosa Mastrosimone. Questo progetto educativo, ha detto l'assessore, è riuscito ad infondere tra i partecipanti i principi di uguaglianza tra i popoli e la cultura delle differenze culturali. Evitare l'omologazione e la separatezza è un nobile obiettivo. 6 allievi adulti stranieri sono stati coinvolti in un corso avanzato di arte globale e di tecniche pittoriche etniche contenuto nel progetto. L'iniziativa, ha spiegato la dirigente scolastica Antonietta Cancellaro, rientra in un bando regionale del Dipartimento alla Formazione che punta alla valorizzazione della creatività giovanile coinvolgendo anche alcuni precari della classe docente. C'è stato un progetto per l'integrazione degli adulti italiani e stranieri qui nel territorio, in collaborazione con l'associazione CAFILA, che si occupa anche di accoglienza per gli immigrati stranieri, che hanno lavorato sui temi dell'arte etnica.